Vaccino per i dodicenni, ancora da definire diversi aspetti operativi. Lunedì confronto in regione con la Federazione dei Pediatri, mentre le prenotazioni apriranno dalle 23 sul portale online. 17 grandi aziende liguri hanno aderito alla vaccinazione sui luoghi di lavoro. Tuttavia, spiega Confindustria del Tiguglio, l'accordo è stato raggiunto tardi e nel Levante si rischia il flop. Auditorium delle Clarisse, Castello e Villa Tiguglio. Rapallo punta a restaurarle con un bando statale di 5 milioni di euro. I progetti inviati dopo l'approvazione in Consiglio Comunale. Autonomi e disoccupati riceveranno da luglio l'assegno unico per i figli. Oggi il decreto in Consiglio dei Ministri, la partenza per tutte le famiglie da gennaio. La Liguria è in ritardo sulla transizione energetica da fonti rinnovabili. Serve un piano che punti su vento, sole, biomasse da legno e sull'idrogeno. Università di Genova propone un corso specifico sul tema. Primo concerto dal vivo a Chiavari nel 2021. La Tiguglio Big Band è in Piazza Mazzini domani sera con i classici del jazz e della canzone d'autore. Tanta emozione per i musicisti che ritrovano il loro pubblico. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio Oggi. Temi della sanità in apertura. Continua ad aumentare infatti la platea di persone che possono prenotare il vaccino anti-Covid. Tra queste ci saranno anche gli adolescenti e i minorenni. Da lunedì infatti, ha annunciato la regione, si apriranno le prenotazioni per la fascia d'età tra i 12 e i 18 anni compiuti attraverso il portale dedicato prenotovaccino.regione.liguria.it e dal giorno successivo anche attraverso gli altri canali. Restano però da definire alcune questioni che saranno al centro di un tavolo di confronto tra la Regione e la Federazione Ligure dei Pediatri, un tavolo che sarà convocato lunedì mattina. Facciamo il punto. Non si sa ancora se il loro sarà un coinvolgimento diretto, ovvero se dovranno somministrare i vaccini, come anticipato dalla Regione, e per quale fascia di età, o se saranno chiamati solo ad accompagnare le famiglie nel percorso decisionale. Per i pediatri sono diversi i nodi ancora da sciogliere in quello che sarà il loro impegno nella campagna vaccinale anti-Covid. I tempi sono stretti e l'improvvisa accelerata nell'apertura delle fasce di età, soprattutto per quella tra i 12 e i 16 anni, non manca di portare qualche apprensione, anche se a rassicurare gli animi ci penso al buon successo della campagna di vaccinazione anti-influenzale per i bambini fino a 6 anni messa in campo in autunno. Abbiamo fatto un buon lavoro vaccinando tanti bambini per la prima volta, tanti nostri pazienti nei nostri studi. La disponibilità comunque da parte della categoria dei pediatri c'è per dare anche in questo caso un ulteriore contributo a quello che è già stato fatto? Assolutamente sì, siamo disponibili a dare il nostro contributo sia pratico, cioè inoculando direttamente i vaccini ai nostri pazienti, sia nell'informare le famiglie. Un'attività di comunicazione alle famiglie che si è già intensificata in queste ore. I genitori sono chiamati a scegliere se vaccinare i propri figli adolescenti e il primo consiglio che viene in loro aiuto è quello di coinvolgere i ragazzi nella decisione, pensando al bene loro e quello della comunità. È giusto anche coinvolgere i ragazzi, sentire cosa la loro opinione, capire anche le loro esigenze. Il vaccino va consigliato sia considerando il bene della comunità e dei soggetti fragili. Quindi a questo proposito direi che i primi bambini, i ragazzi che dovrebbero essere vaccinati sono proprio quelli più fragili, diciamo, quelli affetti da patologie croniche. Secondariamente la famiglia dovrebbe tener conto anche dell'aspetto psicologico, scegliere di vaccinarsi per poter affrontare un nuovo anno scolastico senza grossi problemi, in continuità e riprendere una vita normale, tra virgolette, con frequentazione di amici, sport, eccetera. Uno sguardo ai dati di oggi relativi al Covid: sono 20 nuovi positivi in Liguria a fronte di 2.666 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Due i nuovi casi in ASL 4, scende a 120 il numero degli ospedalizzati, 9 in meno rispetto a ieri, di cui 28 in terapia intensiva e 2 le persone ricoverate nel reparto Covid di Sestri Levante. 99 le persone in sorveglianza attiva in tutto il territorio della ASL 4, 3 i decessi registrati oggi in Liguria, 80 i guariti, quasi 1.200
2.200 le persone vaccinate oggi nel Tiguglio, quasi 15.000 in tutta la regione. E un altro esempio positivo che arriva dai giovani sono le parole del presidente della regione Toti alla notizia del milionesimo vaccinato in Liguria. A ricevere la milionesima dose è stata infatti una studentessa di architettura di 27 anni, Anna. La somministrazione è avvenuta nell'hub vaccinale della Fiera del Mare con AstraZeneca. Mi vaccino per tutelare me e chi mi sta vicino, ha commentato la ragazza, una dei tanti giovani che hanno aderito agli Open Day volontari. Le sue parole sono una lezione per tutti noi e dimostrano la voglia che hanno i ragazzi e non solo di tornare il prima possibile alla normalità. Il commento continua il presidente della regione, che ha confermato che lunedì prossimo la Liguria si appresta a entrare in zona bianca, cosa confermata questo pomeriggio con la firma della relativa ordinanza da parte del ministro Speranza. E anche per i trentenni si aprono le vaccinazioni dalle 23 di questa sera. Le persone dai 39 ai 35 anni potranno prenotare sul sito prenotovaccino.regione.liguria.it e da lunedì prossimo possono anche farlo attraverso il numero verde 893 88 18 o attraverso le farmacie che effettuano il servizio CUP, gli sportelli di ASD e gli ospedali. Saranno vaccinati con Pfizer o Moderna come previsto dalle disposizioni nazionali. E ci sono quasi tutte le grandi aziende ligure nell'elenco che le società che hanno aderito alla vaccinazione nei luoghi di lavoro. Tuttavia, spiega il gruppo del Tiguglio di Confindustria, l'accordo è stato raggiunto tardi e per gran parte delle realtà lavorative rischia da noi di essere un flop. Vediamo perché. È rimasta solo Fincantieri nel Tiguglio ad aderire alla campagna di vaccinazione nei luoghi di lavoro. L'accordo tra Confindustria e Alisa si è completato tardi e ormai tante aziende hanno molti dipendenti vaccinati. 3-4 aziende hanno oramai vaccinazioni superiori al 50% all'interno e sono in prenotazione nel corso di mese di giugno le restanti. Alcuni hanno già fatto anche la seconda vaccinazione. È stato un problema organizzativo, analizza Durante. Ai primi di maggio il protocollo faceva ben sperare. Poi il commissario nazionale Figliuolo ha dato priorità ad altre categorie e fasce d'età. Confindustria ora potrà solo raccogliere le adesioni residuali, cioè la percentuale di coloro che in azienda ancora non si sono sottoposti alla prima dose. Da lunedì prossimo Alisa metterà un bando. Le aziende dovranno manifestare il proprio interesse a partecipare alle vaccinazioni e sarà suddiviso tra aziende superiori a 100 dipendenti che sostanzialmente potranno anche fare vaccini in azienda. Le altre aziende verranno aggregate da Confindustria sempre per raggiungere le 100 persone e di conseguenza possono andare agli hub pubblici. Tuttavia, visti i numeri, rischia di essere un flop. Noi avevamo aziende che già 2 mesi, quasi 3 mesi fa, tipo Fincantieri, faccio un nome, erano già pronti con i propri locali, con le proprie attrezzature ad ospitare degli hub vaccinali. Diciamo che la media oggi delle aziende sarà attorno al 60% di persone vaccinate. Se pensiamo che in quel 40% ci potrebbero essere anche persone che non intendono vaccinarsi, è veramente residuale il numero di persone che possono accedere a questo servizio. E restando in tema di lavoro, è stato approvato il bando per l'erogazione dei bonus assunzionali per le imprese del turismo in attuazione del patto per lavoro nel settore. A partire dal 22 di giugno fino al 31 dicembre le imprese del comparto potranno presentare le domande per i bonus che avranno una dotazione iniziale di 1,9 milioni di euro. Potranno beneficiare dei bonus solo quelle che assumono lavoratori con un contratto subordinato a tempo determinato di durata non inferiore ai 4 mesi o quelle con contratto subordinato a tempo indeterminato terminato a decorrere dal 15 marzo 2021. I bonus variano dai 3.000 ai 6.000 euro a seconda del contratto. Tra le novità di quest'anno l'inclusione delle realtà che organizzano convegni e fiere e quelle di catering e la possibilità di chiedere i bonus anche alle aziende che abbiano assunto nel 2020 e non siano riuscite per tempo a presentare la domanda alla FILS nel precedente bando. Queste imprese, in caso di ricorso alla cassa integrazione in deroga o altre forme di integrazione salariale, debbono però aver stipulato un contratto di lavoro di almeno 8 mesi con prestazione di lavoro effettiva senza sospensione o riduzione di orario di almeno 4 mesi, anche non continuativi. Le domande in questo caso devono essere presentate tra il 22 giugno e il 23 luglio del 2021.
E la politica amministrativa adesso, Rapallo, parteciperà al bando statale di rigenerazione urbana che permette ai comuni con più di 15.000 abitanti di chiedere contributi fino a 5 milioni di euro. Ieri sera il via libera in consiglio comunale. Tra i progetti presentati, la vittoria del bando consentirebbe l'avvio dei lavori nel 2022. Sentiamo. Rapallo punta a conquistare 5 milioni di euro messi in palio dal governo, fondi destinati agli enti locali per opere di rigenerazione urbana. Il comune candida tre gioielli, in primis il restauro e il risanamento di Villa Tiguglio per 1.800.000 euro. Il progetto prevede il rifacimento di infissi, impianti e servizi igienici, il restauro delle aree esterne, del tetto e degli spazi interni, ma anche l'ammodernamento del museo e l'introduzione di un sistema informatico di ultima generazione a beneficio della biblioteca. Il secondo progetto riguarda l'auditorium delle Clarisse per 2 milioni e mezzo. Il comune spera di rinnovare completamente i locali, atrio, platea, bagni, camerini, pareti, impianti, cabina di regia e altro ancora. Infine il castello, con un intervento da 800.000 euro per un completo restauro conservativo con un focus sul piano terra, per un intervento che cerchi di eliminare il problema dell'umidità, ma anche sui locali della torre rovinati dalla mareggiata del 2018. Ora siamo a un primo step. Si passerà alla candidatura di questi progetti, poi se non sbaglio ci sono 120 giorni di attesa per sapere circa se questi progetti saranno meritevoli o comunque saranno finanziati dal nostro Stato, e a quel punto partirà la seconda fase, ovvero la progettazione definitiva, dove sarà necessario veramente la presenza di professionisti qualificati che tengano presente che sono tre strutture per certi versi similari come finalità, ma assolutamente discordanti nella loro fattezza. Quindi abbiamo un teatro che deriva da una precedente chiesa, abbiamo un castello medievale, abbiamo una villa con determinate caratteristiche. Quindi sarà una bella scommessa. E in collaborazione il contributo dei diversi comitati di quartieri e associazioni cittadine, il Comune di Rapallo si prepara a mettere in campo le attività di manutenzione delle strade comunali e dei sentieri attraverso lo sfalcio dell'erba e il controllo della vegetazione. La Giunta ha approvato il piano degli interventi per il biennio 2021-2022 per i quali saranno spesi 87.700 euro. Il Consiglio d'Istituto del Liceo Artistico Luzzati di Chiavari ribadisce la sua contrarietà alla decisione della città metropolitana di Genova di utilizzare alcune aule del suo edificio per ospitare tre classi della succursale del Linguistico Davigo. Non riteniamo di dover essere complici di tali decisioni, pertanto con forza ci opponiamo alla cessione di spazi del nostro liceo ad altre istituzioni scolastiche, si legge in un comunicato approvato dopo un'assemblea straordinaria. Il Consiglio d'Istituto ribadisce il fatto che nella scuola non ci siano aule inutilizzate e che rimodulando il nuovo orario scolastico alla luce degli spazi in meno si costringerebbero i ragazzi a 4 rientri pomeridiani invece che 2. Dopo 2 anni scolastici in cui i nostri ragazzi hanno avuto la sola possibilità di una scuola a metà a causa della pandemia e della successiva impossibilità a vivere adeguatamente le attività laboratoriali a causa delle norme anti-Covid, dobbiamo continuare a penalizzarli, si chiedono i docenti e i genitori. La pagina diocesana adesso, la diocesi ha celebrato il Corpus Domini con un'ora di adorazione eucaristica nella cattedrale Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. La preghiera è stata guidata dal vescovo Alberto Tanasini che all'inizio ha spiegato che anche quest'anno, come lo scorso, non ha potuto tenersi la consueta processione. Per ragioni di sicurezza, ha detto, ma anche a causa dell'impegno di molti nell'organizzazione degli eventi che si stanno susseguendo e che si concluderanno il 20 giugno prossimo con l'ingresso del nuovo vescovo di Chiavari. E il Serra Club Tiguglia ha incontrato Monsignor Tanasini per rivolgergli un saluto di commiato al termine del suo episcopato a Chiavari, 17 anni intensi, in cui non ha mai fatto mancare al club il suo sostegno e la sua vicinanza. L'incontro si è tenuto nella cappella del seminario di Chiavari. Monsignor Tanasini ha ringraziato il Serra Club per le attività di servizio a favore delle vocazioni del seminario diocesano e dei sacerdoti anziani che spesso sono stati accompagnati dai soci serrani nelle comunità dove prestano servizio liturgico.
particolare apprezzamento anche per il tradizionale incontro natalizio in cui il ricavato viene donato alle mense dei poveri del Tiguglio. Il cappellano del Serra, Don Paolo Gagliotti, ha ricordato come l'aiuto, fin dalla sua fondazione, abbia sostenuto concretamente i seminaristi della diocesi nelle loro necessità e abbia contributo a migliorare anche strutturalmente il seminario. Al termine dell'incontro, prima della foto di rito che vediamo, il club ha recitato la preghiera del Serrano e ha ricevuto da Monsignor Alberto Tanasini la sua benedizione. Ed è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto Ponte che introduce l'assegno unico per i figli per i nuclei familiari fino ad oggi esclusi dalle misure di sostegno. Il provvedimento sarà esteso a tutti a partire poi da gennaio. Facciamo il punto. L'assegno unico per i figli parte a rate, ma parte. Con un decreto ponte, il governo dà il via a luglio alla misura destinata ai disoccupati e agli autonomi che fino ad ora non avevano accesso ai sostegni e ai lavoratori dipendenti che percepivano bassi assegni familiari, per un totale di circa 2 milioni di famiglie. 3 miliardi di euro la somma destinata a queste misure. Resta intatto il sistema delle detrazioni fino alla fine dell'anno. L'assegno sarà poi esteso a tutti nel 2022. Il decreto ponte prevede da un minimo di 30 euro al mese per ciascun figlio, per chi ha un ISEE fra 40 e 50 mila euro, e fino ad un massimo di 167 euro per chi ha un ISEE fino a 7 mila euro. Ad ogni soglia ISEE corrisponde un importo. L'assegno viene maggiorato del 30% se nel nucleo familiare ci sono dai 3 figli in su. Per ciascun figlio disabile è riconosciuto un importo maggiorato di 50 euro al mese. Dopo i 50 mila euro di ISEE non è previsto assegno. Parliamo sempre delle fasce che fino ad oggi erano escluse dai sostegni. Per quanto riguarda i 4 milioni di nuclei che già percepivano gli assegni familiari, è prevista una maggiorazione di circa 37 euro a figlio, a prescindere dal reddito o dall'ISEE. Se in una famiglia ci sono da 3 figli in su, la maggiorazione è di 70 euro. L'assegno è parzialmente compatibile con il reddito di cittadinanza, a cui verrà detratta la quota destinata ai figli. A gennaio 2022 dovrebbe essere varato il vero e proprio assegno unico per i figli, uno strumento universale che sostituirà tutti gli altri, comprese le detrazioni e gli stessi assegni familiari. Si stima tuttavia che per finanziare lo strumento e renderlo vantaggioso per tutte le famiglie occorra uno stanziamento ancora superiore a quello ora disponibile. E 10 milioni e 440 mila euro saranno messi a disposizione per ristorare le strutture private accreditate residenziali dedicate agli anziani, ai disabili, ai pazienti psichiatrici e con dipendenze. Li ha stanziati la Regione Liguria come compensazione per la mancata produzione, in particolare per la riduzione del numero di accessi, dell'acquisto di dispositivi di protezione individuale e in generale in relazione ai maggiori costi sostenuti nell'anno 2020 a causa della pandemia. Oltre a questo è stata soppressa la regressione tariffaria che sarà eliminata anche per il 2021 e per il futuro. Regione Liguria sta lavorando anche alla proposta di ristoro per l'anno 2021 che verrà approvata nel più breve tempo possibile. La rigenerazione dei territori dove si assiste alla perdita o alla mancanza di servizi è una priorità per evitare lo spopolamento dell'entroterra. Il GAL genovese ha aperto il bando Creazione e sviluppo delle cooperative di comunità, aperto fino al 1 settembre con dotazione finanziaria di 80.000 euro. Il sostegno è pari al 100% delle spese ammissibili e ogni domanda è finanziabile fino a un massimo di 20.000 euro. Le cooperative di comunità svolgono azioni a sostegno della comunità locale come il recupero dell'incolto, la manutenzione dei sentieri, lo sviluppo di servizi culturali e turistici. E il Parco dell'Aveto mette in guardia gli escursionisti sulla presenza di alberi e rami spezzati lungo i sentieri, soprattutto nelle foreste ad alta quota. Le abbondanti nevicate dell'ultimo inverno e le piogge e il vento dell'autunno hanno causato infatti numerose rotture di cime di alberi o alberi interi nelle nostre foreste, spiegano i responsabili. Il parco si è già attivato per la rimozione del materiale, in primis dalle strade sterrate, che vengono utilizzate in caso di necessità dalle squadre di soccorso, e cercherà di provvedere il prima possibile anche alla pulizia di tutta la rete escursionistica. Si raccomanda dunque la massima prudenza in questi giorni nell'intraprendere escursioni a piedi o con le mountain bike. E intanto sono ancora senza esito le ricerche della 75enne di Soragna nel Parmense, dispersa sul Monte Penna. Le ricerche sono riprese questa mattina. Durante la notte sono giunti dalla Valle d'Aosta i cani molecolari che stanno lavorando e hanno lavorato alla ricerca di tracce utili. Per ora non ci sono appunto novità.
E restiamo in tema perché l'Università di Genova ha aperto a marzo le iscrizioni per la seconda edizione dei corsi di perfezionamento in diritto di economia, tecnologie per l'ambiente, promosso dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale. Si tratta solo dell'ultima di una serie di iniziative portate avanti dall'Ateneo, che sta puntando molto sull'acquisizione di competenze avanzate riguardo alle evoluzioni delle tecnologie green. Un settore di cui ha estremo bisogno la Liguria, che è indietro sulla transizione energetica da fonti rinnovabili e rischia di pagare questo ritardo. Vediamo. Lo sviluppo della green economy, gli investimenti europei nel settore, i finanziamenti previsti da Next Generation Europe e il focus dell'Agenda 2030 richiedono lo sviluppo di competenze trasversali. Le aziende chiedono giovani formati in grado di addentrarsi nell'intricato equilibrio fra ambiente e sviluppo, leggi ed economia, società e salute. Università di Genova, prima e al momento unica in Italia, propone in autunno la seconda edizione di un corso specifico. Direi che l'unicità del corso è proprio il fatto di prevedere approfondimenti specifici del quadro normativo, economico e tecnico, e un'analisi anche di buone pratiche per chi deve completare la propria formazione o deve specializzarsi nel campo. Che si tratti, insomma, di completare un percorso formativo o di specializzarsi, il punto è continuare ad aggiornare le proprie competenze, anche perché nel settore ambientale l'evoluzione tecnologica e normativa è rapida. Non basta più essere tecnici, ingegneri, esperti nel proprio campo, questo ci deve essere certo sempre, però occorre anche arricchire il proprio bagaglio con delle conoscenze trasversali. Da parte dei giovani la sensibilità c'è, da parte delle aziende anche di più. L'anello debole della catena sono le politiche locali e nazionali, in ritardo rispetto ad una transizione che sta accelerando all'estero. La Liguria, prima al mondo a fine 800 ad integrare la distribuzione idrica con quella elettrica, grazie all'acquedotto De Ferrari Galliera, e già allora ricca di centrali idrauliche e poi termoelettriche, prima a carbone e poi a gas, ha puntato poi sullo spegnimento delle centrali a fonti fossili. In altre regioni italiane lo spegnimento di centrali inquinanti è andato di pari passo però con l'ampia diffusione delle rinnovabili. In Liguria questo stente ha stentato. La Liguria, anziché esportatrice di energia come era prima, deve importare energia per esempio dalla Francia, che è quella del nucleare. Certamente per le caratteristiche morfologiche della nostra regione non si può pensare di avere degli altri impianti idroelettrici ovviamente. Però certamente il sole e il vento ci sono in abbondanza, e ci sono anche le biomasse boschive. Il 70% della superficie della regione è coperta da boschi che in buona parte sono abbandonati. Forse l'occasione di Next Generation EU potrebbe essere quella buona, professoressa? Io penso di sì, sono state fatte anche a livello regionale, so delle proposte da inserire in linea col PNRR. Certamente il sogno potrebbe essere anche quello di uno sviluppo a livello ligure, per esempio anche di un Hydrogen Valley, e o la valorizzazione, per esempio anche la chiusura finalmente del ciclo dei rifiuti. Parleremo di questo e altri temi nella puntata di questa sera del Pianeta che Speriamo, il programma realizzato dalle diocesi della Liguria in vista delle settimane sociali dei cattolici di Taranto. Appuntamento alle 21.40, Telepace 1, canale 15. Per la cronaca, intervento dei vigili del fuoco di Rapallo questa mattina a Portofino per soccorrere un giardiniere caduto da circa 3 metri e mezzo di altezza. L'uomo, con una dinamica ancora da chiarire, è precipitato sulla tettoia di una veranda, incidente che gli ha causato forti dolori alla schiena e difficoltà a muoversi. Necessario l'intervento dell'elicottero che lo ha trasportato all'ospedale San Martino di Genova. Sul posto per i soccorsi anche la Croce Verde di Santa Margherita Ligure. Una notizia di servizio: lunedì mattina chiude un tratto di via Piacenza per interventi sulla rete idrica di Chiavari. Dalle 8.30 fino al termine dei lavori, via Piacenza resterà chiusa nella porzione compresa tra via San Pio X e via Bado Gianotto per interventi di manutenzione straordinaria sulle condotte dell'acqua. Oltre a essere interdetta la circolazione, sarà vietata la sosta per tutti i veicoli. Da domani entra in funzione la navetta gratuita a Moneglia. Tutti i sabati e domeniche di giugno sarà attivo il servizio di collegamento tra il parcheggio La Secca, il lungomare e il centro di Moneglia. Gli orari sono consultabili sul sito di AMT. E primo concerto dal vivo a Chiavari, sabato sera la Tiguglio Big Band si esibirà in piazza Mazzini alle 19, a margine della premiazione delle regate della competizione velica Tag Heuer Vela Cup 2021. Molto entusiasmo da parte dei musicisti per la possibilità di tornare a suonare di fronte ad un pubblico. Sentiamo.
Ritorna la musica dal vivo e i musicisti ritrovano il pubblico dopo tanto tempo. A Chiava di Latigulio Big Band si esibisce sabato sera in Piazza Mazzini a margine della premiazione della regata velica Tag Heuer Vela Cup 2021, dopo tanti mesi di concerti a distanza. Tanta impazienza e un filo di emozione per i musicisti. Siamo veramente molto felici e anche emozionati di poter tornare a condividere con il pubblico la musica. La musica ha bisogno del pubblico. In questo anno e mezzo ci siamo in qualche modo organizzati per fornire dei servizi alternativi con questo famoso streaming, queste registrazioni. Tra l'altro devo ringraziare anche la vostra emittente che è stata molto vicino a noi e che ha trasmesso un sacco di cose. Però purtroppo non è la stessa cosa, proprio perché manca un po' questo pathos di condivisione che rende lo spettacolo magico. Durante la serata previsti brani popolari della musica jazz e della canzone d'autore. Tra le novità, spazio a Louis Armstrong, di cui ricorre quest'anno il 50° dalla morte, e alla cantante italiana Milva, recentemente scomparsa. Vogliamo considerare questo appuntamento di domani sera una sorta di piccolo aperitivo. Saremo infatti poi in Piazza Matteotti per 4 serate tra luglio e agosto con una sorta di festival jazz, appunto con la nostra orchestra e importanti solisti, Dado Moroni, Mattia Cigalini, Fabio Bortro, e una serata conclusiva dove ringrazieremo Enrico Rava per la sua brillante e luminosissima carriera. Com'è lavorare, ad esempio anche solo fare le prove con una band numerosa in questo periodo? Beh, è complicato perché bisogna attenersi a scrupolose regole di protocollo Covid. Noi siamo fortunati perché abbiamo uno spazio molto ampio che ci permette di distanziare e mettere tutti in sicurezza, e infatti per fortuna non è successo nulla, nonostante strumenti a fiato eccetera eccetera, insomma. Ricordiamo dunque che il concerto della Tigulio Big Band sarà domani sera in Piazza Mazzini a Chiavari, dopo la premiazione delle regate che iniziano alle 19. E adesso nella nostra agenda altri appuntamenti per la giornata di domani. Appuntamenti in programma per sabato 5 giugno. Mercatino agricolo della Val Graveglia nel centro di Conscienti, Anè, bancarelle presenti dalle 8 alle 12 con i prodotti a chilometro zero dei produttori locali. Il Museo archeologico di Chiavari apre alle visite con sale sull'età del ferro e il nuovo allestimento dedicato all'epoca romana. Si trova nei locali di Palazzo Rocca ed è visitabile dalle 9 alle 14. Raccomandate la prenotazione al numero 0185 320829. 29. Ritorna la manifestazione Chiavari cammina pedala gioca per promuovere la mobilità sostenibile e riscoprire il patrimonio della rete sentieristica comunale. A partire dalle 10 e con prosecuzione nel pomeriggio diverse manifestazioni come una camminata nata a Rialto o la caccia al tesoro promossa dall'Avis. Si replica domenica. Presentazione del romanzo di Paola Servente, Il problema è che ti penso, edito da Newton Compton, alla libreria La Zafra di via Vittorio Veneto a Chiavari alle 11. Presenta Emanuela Castello, ci saranno anche le letture di Lucia Caponetto e Fabio Fiori. Casarza Ligure celebra Umberto Fracchia, lo scrittore toscano che amava Bargone. Alle 18 si terrà la cerimonia di premiazione del primo concorso letterario a lui dedicato. L'evento sarà in presenza in diretta su Telepace e sui canali social del comune. Durante per gli amici Dante è il titolo dello spettacolo teatrale dell'associazione L'Agorà di Lavagna, con il contributo di Ragazzi tra le Stelle, Atena Academy e Corpo Bandistico Città di Lavagna. Andrà in scena alle 20.45 al porticato Brignardello. In caso di pioggia sarà rimandato al sabato successivo. Siamo allo sport, si chiude la regular season di A2 femminile, il Rapallo Pallanuoto già matematicamente approdato alle semifinali playoff, giocherà l'ultima partita del girone nord-ovest tra le mura amiche della piscina del Poggiolino, di fronte l'Acquatica a Torino. Si scende in vasca alle 18, domani con il primo obiettivo di stagione già conquistato. Il match offre l'opportunità alle giovanissime della formazione rapallese di trovare spazio, mettersi in mostra e fare esperienza. Ecco, allora quattro delle millennials gialloblu pronte a mettersi a disposizione del coach Luca Antonucci sono Giulia Tovagliari, portiere classe 2006, Veronica Giavina 2005 centroboa, Alessia Antonucci 2005 attaccante e Marta Stiaccini 2006 attaccante. E con le sue 5 medaglie, 4 ori e 2 argenti, ottenuti dagli ultimi campionati europei di nuoto para swimming di Funchal in Portogallo, il campione paralimpico genovese di nuoto Francesco Bocciardo si è recato in visita negli uffici di Regione Liguria, dove è stato accolto dall'assessore allo sport Simona Ferro e dall'assessore alle politiche sociali Ilaria Cavo, che gli hanno fatto l'in bocca al lupo in vista delle paraolimpiadi di Tokyo di fine agosto, a cui Bocciardo
Ricciardo parteciperà. E per il secondo anno consecutivo la Tag Heuer Vela Cup ha scelto Marina di Chiavari, Calata Ovest e la città di Chiavari come suo quartier generale per dare avvio alla stagione. Giunta alla nona edizione, la manifestazione prenderà il via domani mattina per proseguire nella giornata di domenica. Il campo di gara è il Golfo del Tiguglio tra Sesto Levante e Portofino. La formula è semplice, una competizione velica tra barche di ogni dimensione e foggia senza limitazioni d'età, con classifiche stilate in base alla lunghezza. Chi primo arriva vince. La stessa sera rispettando le norme anti-Covid, premiazione con premi per tutti i partecipanti e un palio, un aqua racer ad ogni tappa. Ed è tutto per questa edizione di Tiguglio Oggi. L'informazione torna domani mattina con il nostro TG Rassegna Stampa, continua sul nostro sito teleradiopace.com, il canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.